Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Oggi la Chiesa ci invita tutti a fissare lo sguardo sul cuore immacolato di Maria. Il giorno dopo la solennità del Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa ci invita a celebrare la festa del cuore immacolato di Maria. Di questo cuore si parla più volte nel Vangelo di San Luca, che per due volte ripete questa frase: è Maria conservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Si parla di questo cuore di Maria, che era dominata dalla presenza della parola di Dio. Tutti gli eventi della vita di Gesù, Maria li conservava nel suo cuore e di questo si nutriva la sua anima. E lei è vista dalla Chiesa come la nuova Eva, la primogenita del Padre. La nuova Eva in cui Dio ha cominciato una nuova creazione, eliminando da lei il peccato, preservandola da ogni peccato. Satana non l'ha mai sfiorata e già dal suo concepimento, tutta bella sei, amica mia, in te non c'è alcuna macchia, recita la liturgia, tutta bella sei, amica mia. La prima Eva fu disobbediente a Dio e indusse l'uomo al peccato. La seconda Eva, Maria, si fa obbediente, sottomessa, umile, povera. Eccomi, sono la serva del Signore, lei dice all'angelo. Sono la serva, cioè esprime, manifesta per sé un atteggiamento di totale sottomissione alla volontà del Padre. Si compie in me secondo quanto hai detto. È la figlia di Dio obbediente, e allora lei è diventata per tutti noi cristiani lo strumento nelle mani di Dio per la nostra salvezza, in quanto attraverso la sua fede Dio ha concepito e ha mandato nel mondo il Figlio suo Gesù Cristo. Per questo Dante, nella Divina Commedia, dice che chi vuol grazia ed a te non ricorre, sua desianza vuol volar sanz'ali. Chi vuole grazia e non ricorre a te, perché a lei? Perché attraverso il suo cuore è venuto Gesù sulla terra, attraverso il suo cuore Gesù Cristo è stato manifestato a Cana, attraverso il suo cuore Gesù non è stato abbandonato quando era sopra la croce. Il cuore di Maria ha continuato a credere e quando Gesù è stato sepolto, la fede di Maria non si è spenta, è rimasta accesa sulla terra questa luce, la fede di Maria. Per questo tutte le grazie di Dio sono venute a noi attraverso questo cuore immacolato, intimamente unito al cuore del Figlio suo Gesù Cristo. E lei per noi quindi diventa, fratelli, un segno di certezza, perché è il modello di quello che Dio vuole realizzare su questa terra. Quando Dio vuole realizzare in Maria ha già avuto compimento, quindi per lei, lei per noi è questo segno di certezza che quando Gesù promette è verità, perché in lei si è adempiuto, si è realizzato. E questo non solo perché lei è privilegiata, ma vuole essere segno di quanto Dio vuole fare in te, in me, in ciascuno di noi. Ecco allora che guardare alla Madonna, fratelli, è un dovere per noi cristiani, è una sorgente di grazia. Grandissimi santi si sono formati alla scuola di Maria, contemplando il suo cuore immacolato. Lo stesso apostolo del Sacro Cuore, San Giovanni Hege, nel 1600, quando annunciava la fede nel cuore di Gesù, accostava sempre al cuore di Gesù il cuore di Maria. Questi sacri cuori sono uniti insieme, come il nostro cuore e quello di Gesù è destinato ad essere unito totalmente in una comunione piena e perfetta di amore. Quando noi desideriamo, in Maria è avvenuto per volontà del Padre. Allora ecco che la liturgia ci invita a guardare la Madonna non alla persona triste
perché i figli sono peccatori. Sì, il suo cuore la si rattrista. Tante volte la Madonna ha manifestato le lacrime a indicare che il suo cuore era triste per la sorte dei suoi figli che si allontanavano da Dio. Ma nel cuore di Maria, anche in mezzo alle prove più grandi in questa vita, ha sempre risuonato un cantico. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. E la liturgia di oggi allora mette davanti a noi il 61° capitolo di Isaia, dove il profeta dice appunto: io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza. E in cui la Madonna, fratelli, vedete, ci fa da modello. Perché? Perché lo Spirito Santo ci porta a lodare, a ringraziare Dio anche in mezzo alle prove. E nel Salmo responsoriale la Chiesa ci fa proclamare l'inno, il cantico di Anna: e il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio, si apre la bocca contro i miei nemici, perché gioisco per la tua salvezza. Maria, pur nel mezzo al dolore della crocifissione di suo figlio, pur nella fuga dalle grinfie di Erode per salvare Gesù, non ha mai perso la pace, e il suo cuore ha sempre benedetto il Padre. E questo è un segreto, fratelli, un segreto dello Spirito. Quando noi vogliamo vivere nello Spirito, dobbiamo arrenderci davanti a Dio, lodarlo e benedirlo anche per le prove che stiamo attraversando. Hai una malattia nel tuo corpo? Prova a lodare Dio, non si approva il male, ma quel male non deve spegnere la lode del Signore nel tuo cuore. Qualcuno ha parlato male di te? Loda il Signore. Il tempo è troppo caldo in questo periodo? Loda il Signore. Ci sono minacce di guerra? Loda il Signore. In ogni cosa loda e ringrazia il Signore, come ci insegna l'Apostolo Paolo quando ci dice: state sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Questa è infatti la volontà di Dio verso di voi in Cristo Gesù. Lodare sempre. Lode al Signore. Ci sono problemi in famiglia? Lode al Signore. La nostra tendenza, fratelli, ad abbatterci, ad attristarci. Giustamente, se le cose non vanno come vogliamo, abbiamo motivi di rattristarci. Non c'è mai motivo davanti a Dio di mortificare lo Spirito Santo. Come ci dice l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini: non vogliate mortificare lo Spirito di Dio col quale foste segnati per il giorno della salvezza. Lo Spirito Santo non deve essere mai mortificato. Ecco allora, fratelli, l'insegnamento che ci dà oggi il cuore immacolato di Maria: lodare sempre il Padre, lodare Dio in ogni cosa, ma non lodarlo con le parole, aprire il cuore alla gioia anche in mezzo alle prove, mai contristare lo Spirito Santo. Non vogliate rattristare lo Spirito di Dio col quale foste segnati per il giorno della salvezza. E fratelli, quando camminano per questa via, trovano grande potenza di Spirito Santo nella loro vita. Allora il cantico della Madonna oggi risuona nel nostro cuore e ci accompagna tutta la vita. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Qualcuno ha tradito i tuoi affetti? L'anima mia magnifica il Signore. C'è una contrarietà? L'anima mia magnifica il Signore. In ogni cosa rendiamo grazie. Questa è la volontà di Dio verso di noi in Cristo Gesù. Signore Gesù, nella tua madre hai fatto risplendere la pienezza dello Spirito Santo. In ogni cosa lei è rimasta fedele a te. Anche in mezzo ai tormenti della passione non si è allontanata minimamente,
dalla fedeltà al tuo Santo Spirito e oggi tu l'hai coronato regina del cielo e della terra. Donaci di accogliere il suo esempio materno, di seguire le sue istruzioni, di accogliere dentro di noi la sua anima, il suo cantico di lode. E tu, Vergine Santissima, insegna a tutti noi a cantare la lode del Signore, l'anima mia magnifica il Signore. E oggi, allora, fratello e sorella, tu loda il Signore insieme alla Madonna e, come Maria, conserva nel tuo cuore le opere che Dio ti ha manifestato. Maria conservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Cammina con lei, è la tua maestra, la tua madre, è la tua amica, la tua compagna di cammino nel pellegrinaggio di questa vita. Amen.